l'alternativa per i ragazzi dovrebbe essere quella di impiegarli, non diventare una monotonia, perché la parola è un po' fuori luogo, sta monotonia. Non si addice proprio la monotonia ai ragazzi, bisogna trovare il modo per cui impiegare questi ragazzi, incluso mio figlio che è in cassa integrazione con una bambina sposata. Questo è dare la possibilità ai giovani di inserirsi, di lavorare per il benessere anche della società. Perché senza lavoro fisso comunque nemmeno uno può mettersi un mutuo, no? Senza lavoro fisso non esiste, il lavoro fisso qua non esiste più, esiste anche a part-time, un qualsiasi cosa. Gente laureata come mia figlia che non è buona andare al supermercato perché chiedono la laurea, non serve più a niente. Ecco qua, che cosa sono valsi i miei sacrifici? A nulla. Sua figlia laureata nel sociale? E non trova un'occupazione, nonostante ciò. Qualsiasi curriculum presenta, qualsiasi raccomandata faccia, i posti sono sempre al completo prima che si presenti. Quindi, quanti anni ha? 38. Perché sta con papà e mamma? Ecco, io mi sono sacrificato una vita per farla studiare, purtroppo l'esito è negativo, non c'è speranza, sono deluso di questa situazione. Eleonora, senti un po', il posto fisso è un'illusione, che cos'è? Non serve? Un'illusione, sicuramente un'illusione. Quali potrebbero essere i lavori allora che potrebbero fare i ragazzi nel futuro? Sinceramente adesso come adesso nessuno, né perché non c'è speranza per nessuno, né laureati né diplomati, quindi non c'è proprio speranza. Lavoro in nero e basta, se c'è, anche quello perché è difficile. Allora, che lavoro hai tu? Di chi sei figlio? Di Berlusconi, no. È il figlio del barista. Speriamo che l'attività continuerà a andare bene, che la crisi non arriverà come si deve. Perché si sente molto la crisi? C'è molta crisi. Tu accetteresti un posto fisso? Come? Un posto fisso, lo vorresti? Magari, dov'è? Dove firmo? Siamo così. Avete rospi da sputare? Come? Rospi da sputare. Rospi da sputare? Proprio ce ne avremmo dei rospi da sputare. Ma su che cosa? Riguarda che? Quello che vuole. Ad esempio anche sul posto fisso, che è un'illusione, che non serve. I nostri figli non potranno avere. Non è vero, perché se non c'è il posto fisso non puoi prendere un mutuo, non puoi prendere un finanziamento per una macchina, non hai nessuna certezza, non ti puoi fare un avvenire, non puoi fare una famiglia, non puoi fare niente. Allora per chi ce l'ha dice che è monotono. I figli dei ministri ce l'hanno. Infatti. Ma non solo. Non solo i figli dei ministri, i figli dei raccomandati, dell'amico, dello zio, del parente, del co. Ora, il ministri è quella categoria che sappiamo, collochiamola in un posto, ma ci sono anche tanti altri, insomma. Tutti, ma però, allora però, se lei fosse un ministro e avesse un figlio, effettivamente ce lo metterebbe o no? Ha detto bene, ieri sera che hanno detto, se vale, come la figlia di Fornaro, Fornero, vale, ha tante lauree, tante cose, va bene, vale, è figlia della cosa, ma tanti anni. Figlio della cancellieri, mi sembra. 42 anni, 500.000 euro l'anno. Ecco, ne vogliamo parlare? No, evidentemente è un pezzo forte. Ecco, è andato forte. Questo non lo so, possiamo sapere, cioè io non lo so. Signora, ma uno può guadagnare 500.000 euro l'anno secondo lei? No. Può essere forte 5.000, 30.000 e farli pure 1.000. Tutti i giorni. Troppo ci sarebbe da dire. Uno importante. Sul posto fisso? Il posto fisso è stata la chimera degli anni 60, adesso è diventata un'illusione. Ma secondo lei quali saranno allora i posti nel futuro per i giovani? Bisogna sapersi adattare a qualsiasi lavoro. Perché adesso c'è sta troppa concorrenza con il terzo mondo, che vivono con due soldi, vivono dentro ai buchi più impensabili. Per cui noi italiani, noi gente che lavoriamo, siamo un po', che posso dire, handicappati in confronto a queste persone che fanno una concorrenza spietata. Per cui noi dobbiamo tornare ai loro livelli per fare una concorrenza. E dobbiamo ritornare ad abitare 4-5 famiglie insieme. È come era una volta dopo guerra, quindi non è più nemmeno, qui stiamo tornando indietro negli anni 60. Lei che mi dice del posto fisso? Udi Orospo.
Ma senza posto fisso che futuro c'hanno i giovani? Lei ha potuto comprare una casa? Io sì, perché io sono stato 30 anni con un'azienda molto grande nel ramo dei gelati e quindi ero... I suoi figli? I suoi figli adesso purtroppo sono precari e lavorano 4 mesi, 5 mesi, poi stanno 2 mesi a casa. Che futuro c'hanno? Che cosa dicono? Se danno da fare, cercano un lavoro. Si accontentano. Andrebbe suo figlio all'estero, ad esempio? Non credo. Però. Lei, signore, i suoi andrebbero all'estero? No. Mammoni, allora, come dice. Se danno tanto bene, che vanno a fare all'estero? Sul lavoro niente? No, non lavoro, sono casalinga. Ho smesso di lavorare anni fa che non stavo bene. Bastano i soldi però? No. Sul lavoro il posto fisso che è un'illusione, ha detto Monti, non serve, scordatevelo. Io non sopporto nessuno di questi, di che Berlusconi, Monti, tutti, proprio... Lei ce l'ha i figli, signora? Sì, 3. E sta preoccupata per loro? Per adesso, diciamo, per il momento stanno lavorando, è mio marito che sta disoccupato e sto in mezzo ai impicci. Che sono pure i cinquantenni che stanno senza lavoro, è così? Infatti lui si è licenziato perché per problemi che c'è al lavoro e mo c'ha 56 anni e non riesce a trovare niente perché appena sentono l'età non lo prendono. Allora, 56? È maggio che sta senza lavoro e siamo in un mare di... È un lavoro che si può trovare però? No, non riesce a trovare niente. Che si mette su internet e appena sentono l'età dice ci faremo sapere. A 56 anni ci considerano vecchi? Sì. In pensione, ma in pensione con che? Con che? Io pure ho lavorato 20 anni e non me ne danno niente perché ha detto di aspettare 65. Sì. E che rospo gli devo sputare? Che ne so, qualcosa che non va bene. Sul lavoro, tutto. Sul posto fisso che pensa? Il posto fisso deve rimanere com'è, ok? E poi tutte le altre cose che non vanno. Lei riesce a campare con la sua pensione? Ce l'ha la pensione? Io ho la pensione, con la pensione io ho anche la reversibilità. Prendo 920 euro. Poi quando è morto mio marito a novembre, a febbraio ci hanno venduto la casa, ho dovuto fare il mutuo, quindi io pago 3,20 tutti i mesi, mi rimangono 600 euro. Con questi più poi c'è 600 euro, 100 di condominio. Sono finiti. E 500 euro. E poi ci tartassano sempre. Lei signora? Altrettanto come la signora. I suoi figli lavorano? Sì, ringraziano Dio. Però secondo lei il posto fisso non può sparire? No, penso di no, non deve sparire. Perché se uno deve mettere un mutuo? Appunto, non deve sparire. Però mo stanno facendo del tutto per farlo sparire. Mica lo so come andiamo a finire. Andiamo a raccogliere? Un po' di mondezza per vivere. No, andiamo ai secchioni, come fanno tutti, con questi poracci che non ce la fanno. Sputa un rospo. Buongiorno, scusa, che Romania è tutto che furto e documento che Tiburtina, capito? Tutto furto documento che... Hai subito un furto? Sì, tutto documento che... come si chiama che... Carta d'identità? No, che Caritas che mangiare a... come si chiama? Tessera, sì, tutto che furto, Tutto rispetto che Italia... Tutto rispetto che Romania, tutto che rispetto che non furto e non è furto che è prosto. Non puoi andare a mangiare allora senza te? Sì, che non tessera, che non mangiare.